grande festa della prevenzione a Pescara. Nonno Ascoltami, la campagna nazionale di prevenzione per i disturbi uditivi, festeggia i 15 anni. Animazione, informazione ed il salotto della prevenzione, moderato da Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia Onlus. Nonno Ascoltami, 15ª edizione. Qui siamo nel cuore di Pescara, dove è stato allestito un villaggio della prevenzione. 15 anni fa Mauro Menzietti ha ideato questo percorso importante proprio per la prevenzione. È la cosa più bella, la più grande soddisfazione, vedere ancora le nostre tende affollate di persone che cercano un contatto con il proprio medico, con il proprio tecnico, per scoprire qualcosa di più proprio relativamente all'udito, ai problemi di udito, che sappiamo essere una vera e propria piaga sociale, perché in termini di relazioni e di autosufficienza e di contenuto sociale hanno un impatto veramente importante. Per questo da 15 anni scendiamo in piazza, è una grandissima soddisfazione, un orgoglio tutto pescarese, abruzzese se vi permettete, che addirittura è arrivata ai vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è un modello che funziona e forse questa longevità ne è la testimonianza più evidente. Che poi dobbiamo dire che la prevenzione va fatta a tutte le età, no? Sì, assolutamente, forse proprio la formula Nonno Ascoltami racconta questa storia. Vede un nipote, non c'è nonno senza nipote, per cui in questa immagine di nonni e nipoti insieme vediamo la famiglia intera, ed è proprio l'obiettivo della prevenzione a tutte le età, perché i più giovani devono sapere che l'udito va protetto, va conservato per tutta la vita, quindi immaginiamo l'esposizione al rumore, alle cuffiette, ai rumori forti, e invece nell'età lavorativa è importante proteggersi, appunto molto spesso sui luoghi di lavoro, proteggersi dai rumori affinché duri più tempo possibile, e invece a una certa età è importante sapere che se si ha un problema di udito bisogna affrontarlo, bisogna risolverlo prima che le conseguenze di questo problema siano ben più gravi della patologia che abbiamo, e si risolve chiaramente chiedendo a un medico, chiedendo a un tecnico cosa fare. Nella maggior parte dei casi con apparecchi acustici, oppure impianti cocleari, oppure quello che ci dirà naturalmente il medico. E questo è il senso della manifestazione: informare, dare informazioni. Ed è quello che ci chiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci chiede di essere competenti, consapevoli, in modo da poter fare le nostre scelte di salute in autonomia. Dobbiamo avere gli strumenti per poter essere appunto autonomi nell'ambito della prevenzione, quindi sapere che il rumore è dannoso, sapere che devo fare ogni tanto, specie nella mezza età, i controlli dell'udito, e sapere che se ho un problema lo devo risolvere. Questi sono gli strumenti che diamo nelle piazze, informiamo. Diamo la possibilità ai medici di incontrare le persone in modo che gli possano dare gli strumenti per essere consapevoli e poter scegliere di stare bene. Ecco, abbiamo detto che questo è un villaggio della prevenzione, e ovviamente ci sono anche associazioni, si dà modo di fare dei test gratuiti alle persone, ci sono appunto medici. Sì, sì, stavolta è un vero e proprio, abbiamo voluto festeggiare con un vero e proprio villaggio della prevenzione insieme a queste associazioni che come noi credono che sia importante scendere in piazza per incontrare la gente, quindi ci sono controlli di tutti i tipi, sono tante associazioni, le vedrete, le sentirete anche nel corso della giornata, con cui appunto condividiamo gli obiettivi. Devo dire che Pescara e l'Abruzzo in generale è molto attiva da questo punto di vista, e quindi forse anche noi con l'udito abbiamo contribuito nel nostro piccolo a quello che effettivamente è una grande sensibilità del territorio, e quindi siamo molto orgogliosi di partecipare e di offrire alla città e ai cittadini una panoramica di prevenzione veramente ampia. Valentina Faricelli, presidente di Nonno Ascoltami Onlus, l'importanza proprio in questo periodo della prevenzione. Sì, la prevenzione dei disturbi uditivi ormai è all'attenzione delle istituzioni mondiali. Noi infatti collaboriamo strettamente con l'OMS e l'allarme arriva proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che il fenomeno è in costante e preoccupante aumento se non si prendono adeguate contromisure. Questo perché purtroppo sono cambiati gli stili di vita, si ascolta musica ad alto volume, soprattutto i giovanissimi, le città sono sempre più rumorose, e quindi una grande
grande esposizione al danno acustico e la vita fortunatamente si è allungata, ma con essa anche le patologie legate alla terza età. Quindi è necessaria una presa di coscienza da parte delle istituzioni sanitarie sicuramente, ma anche di quelle politiche. La disabilità uditiva non è un disturbo grave, ma è un disturbo invalidante e quindi molto costoso anche per la sanità, ma soprattutto è facilmente rimediabile, però la diagnosi precoce è fondamentale. Che risposta c'è? Perché io vedo, seguendovi negli anni, che sono sempre di più le persone che con molta tranquillità si sottopongono al test e magari scoprono che c'è qualcosa. Sì, devo dire, siamo anche noi stupiti da questa grande risposta. Pensate che a Pescara è il 15° anno che facciamo questo evento, 15 anni fa proprio è nata Nonno Ascoltami, lo abbiamo esportato in tutta Italia. Diciamo che forse è diventato un appuntamento con la salute uditiva. Io stessa ricevo telefonate da amici, parenti che magari si consigliano per i propri familiari, quindi penso che qualcosa effettivamente stia cambiando. Dottor Claudio Caporale, insomma, 15 anni anche per lei che sta seguendo questa iniziativa di Nonno Ascoltami, e cambiano i tempi e si parla anche di ipoacusia addirittura per l'infanzia. Sì, è un tema che stiamo affrontando a livello regionale e nazionale, perché nell'ultimo anno, nel 2023, finalmente la Regione ha dato vita ad una legge regionale, luglio 2023, che prevede l'obbligo di fare uno screening neonatale in tutti i nati, in modo da poter avere, fare diagnosi precoce e poter approcciare poi una terapia adeguata al fine di far sì che questi bambini poi siano completamente recuperati, sia da un punto di vista sociale che familiare. Quindi ha ricevuto anche una targa perché è vicino a questa prevenzione che dura da anni. Sì, ahimè, qualche capello bianco in più, però l'entusiasmo è sempre lo stesso. Tutto il mio gruppo di lavoro è qui in piazza tutta la giornata per fare visite otoiatriche ed esami audiometriche a tutti coloro che vogliono sottoporsi a questo tipo di diagnostica, e lo voglio ripetere, non è affatto invasivo, dura pochi minuti e permette di fare una diagnosi. Soprattutto poter fare una diagnosi precoce per poter capire se si può approcciare una terapia. Prevenzione a tutta piazza, dobbiamo dire. Qui a Pescara abbiamo anche la presenza della Lasmot Onlus con il professor Achille Lococo. Diciamo prevenzione a tutta piazza perché appunto siamo qui. Esattamente, sì. Quando si parla di prevenzione io penso che sia oggi l'argomento più attuale. In particolare noi con la nostra Onlus, la Lega Abruzzese a sostegno dei malati oncologici toracici, ci occupiamo del tumore del polmone, quindi la prevenzione è prevalentemente il fumo di sigaretta, e abbiamo avviato da ormai da 12 anni una campagna di screening. Facciamo ovviamente i soggetti a rischio, che sono forti fumatori che hanno una certa età, fanno ogni anno una spiral tac a basso dosaggio e un prelievo della saliva per la ricerca di alcuni elementi di proteomica per ottenere una diagnosi precoce. Otteniamo così la diagnosi su circa 50-70 tac che facciamo, troviamo un piccolo tumore del polmone, e questo è davvero importante perché sono questi pazienti che hanno le maggiori probabilità di guarigione. A che età bisogna cominciare a fare prevenzione per quanto riguarda appunto il tumore al polmone? Allora, oggi i ragazzi cominciano a fumare all'età scolare, nelle scuole medie, e quindi anche su questo noi ci stiamo impegnando a fare delle campagne di informazione nelle scuole. L'abbiamo fatto qui a Pescara, l'abbiamo fatto a Sulmona, e siamo disponibili ovviamente a collaborare, perché quello è il momento in cui i ragazzi devono, diciamo, capire che è un errore molto grave quello di cominciare a fumare. Questo è molto importante. E con lei lavora anche la dottoressa Veglia di Resta. Ecco, parliamo di diagnosi precoce. Una volta che c'è questa diagnosi, le possibilità di cura? L'importanza della prevenzione è proprio per poter accedere alle cure nel momento più precoce possibile,
proprio perché la prospettiva di vita e la prospettiva di guarigione cambia radicalmente tra la diagnosi di un tumore in fase precoce o in fase avanzata. Oggi, con l'avvento delle nuove tecnologie mini-invasive in chirurgia e con l'avvento delle nuove cure, anche l'accesso ai markers e alle terapie biologiche per la diagnosi immunomolecolare, la prospettiva di vita cambia radicalmente, quindi diventa fondamentale il momento di diagnosi precoce e quindi di prevenzione. Presente la LILT, che sta effettuando il mese rosa per la prevenzione al femminile. Sentiamo il professor Marco Lombardo. Abbiamo il mese della prevenzione oncologica per quanto riguarda la senologia, il nastro rosa, che è cominciato appunto dal 1° ottobre e andava avanti. Noi di solito prolunghiamo le visite fino a quando esauriamo le richieste. E in questo, con la Maico, con Nonno Ascoltami, noi lavoriamo in sintonia da tempo, anche perché tutte le malattie degenerative, anche neurovegetative, hanno praticamente la possibilità di non insorgere e di migliorare se si eseguono stili di vita consoni e praticamente si fa sport. Solamente con lo sport e gli stili di vita si riesce ad abbattere l'incidenza del cancro in generale, ma anche delle malattie cardiologiche e neurodegenerative in un'alta percentuale dei casi. Bruno Odoardi, maestro del lavoro audioprotesista. Siamo proprio davanti all'area dove vengono effettuati gli screening, no? Sì, questa è l'occasione per invitare le persone a fare questi controlli, anche perché l'udito è spesso il primo campanello d'allarme di altre possibili problematiche, tant'è che c'è un'attenzione verso il recupero di una buona funzionalità uditiva da parte di specialisti che invece si occupano di declino cognitivo. Centri Alzheimer ci mandano persone a fare gli screening, e visto che è un'operazione assolutamente veloce, non invasiva, facile, è bene che la gente non abbia timore di fare questi controlli. Ricordiamo anche che ci sono non solo le persone anziane ma anche i giovani. Nel particolare io mi occupo di bambini, per cui c'è tutto un settore pediatrico o comunque l'età media. Ricordo che le sordità che noi intercettiamo a 70-75 anni, in genere andando a ritroso, avevano le prime avvisaglie intorno ai 30 anni, quindi è importante fare questi controlli. Approfittate quando ci sono questi villaggi della prevenzione, approfittate per sottoporvi gratuitamente e in maniera del tutto indolore a questi screening, perché sono fondamentali. Sì, anche perché diventa una specie di festa, si sdrammatizza lo stigma che si ha verso tutto il controllo medico, per cui ci sono dottori che gioiosamente informano in maniera molto soft, ma laddove c'è la necessità di un approfondimento invitano a non lasciar cadere le cose per poi ritrovarsi con problematiche più importanti. Giovanna Di Innocenzo ha portato il saluto di Confindustria qui al convegno. Sì, certo, ho avuto l'onore e anche il piacere di rappresentare il nostro presidente, che è il dottor Silvano Pagliuca, e ci ho tenuto a rimarcare la genialità dell'iniziativa che porta proprio il nome di Nonno Ascoltami, questa continuità tra le due generazioni, nonno e nipote, che sicuramente costituisce il legame tra passato, presente e futuro che il nipote può aiutare ad affrontare al nonno. Ma perché si faccia tutto questo?
non c'è solo bisogno di ascoltare, che poi ascoltare può essere anche attraverso la porta del cuore, non soltanto attraverso un senso, ma per ascoltare bene e perché si possa essere veramente di aiuto bisogna che si senta bene, e questo è il motivo per cui la prevenzione deve essere assolutamente divulgata, perché è l'unico modo per affrontare il futuro in un modo adeguato. Alessia D'Andrea dell'ISAV, altra associazione presente qui in piazza con l'iniziativa Non Ascoltami. Con l'associazione ci occupiamo delle persone affette da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, le seguiamo in Abruzzo, diamo loro assistenza sia da un punto di vista pratico, quindi anche burocratico, che supporto psicologico. Inoltre, seguendo proprio le famiglie, non ci dimentichiamo anche dei figli, per questo con Radio ISAV ci occupiamo di sostenere i figli dei malati di SLA agli studi, sia dei figli appunto che hanno ancora i genitori in vita che quelli deceduti. Ci tengo a fare un ringraziamento particolare alla Maico che ci ha invitato in questa giornata, perché appunto per noi è importante essere in piazza in queste giornate di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto con un'azienda come loro che ha un'esperienza di oltre 65 anni. Giancarlo Alfani, direttore di Udito Italia Onlus, insomma una scommessa vinta, sono passati 15 anni. Sì, 15 anni. Ahimè, da nipoti siamo diventati anche noi nonni, però è con grande orgoglio che festeggiamo questo 15° anno a Pescara, mentre in tante altre città contemporaneamente stanno facendo un evento che è nato nella nostra città e che nella nostra città vede i 15 anni. Quindi, come ha detto poco fa anche Benzietti, questo è un orgoglio pescarese, abruzzese, questa iniziativa. Assolutissimamente, noi lo portiamo in tutta Italia e devo dire nel mondo, perché Udito Italia è membro del World Hearing Forum dell'OMS, con un grande orgoglio, così come portiamo tutte le nostre bellezze. Evviva!